grazie a Carletto, che veramente mai penso nella vita, e chiunque conosca Carletto mai nella vita poteva immaginare che potesse essere il moderatore di qualsiasi cosa, no? Cioè, vedere la parola moderatore associata a Carletto è veramente una di quelle, di quei paradossi di cui forse la nostra città è piena, no? Però insomma, l'amicizia fa anche questo. E allora, fra l'altro, appunto, dice, c'è chi scrive i libri, c'è chi scrive i libri perché sta magari a Milano e perché magari scrivere lo sa fare meglio di altre cose. Poi ci sono quelli in prima linea, Carlo è uno di questi, e qui ce ne sono tanti, per cui veramente sono contento di essere qui. Però io sono qui da una settimana, ho fatto un po' di presentazioni sia a Taranto che in altri posti della Puglia, e mi è capitato di sentirmi fare questa domanda: perché hai scritto un libro sull'Ilva, su Taranto e sull'Ilva? Perché ancora un libro su Taranto e sull'Ilva, no? Perché effettivamente ne sono usciti tanti, no? Negli ultimi 2 anni ne sono usciti tanti, e forse qui a Taranto c'è anche un sentimento di stanchezza, di saturazione, perché non si parla d'altro, perché comunque le cose sull'Ilva hanno un eco qui molto maggiore che altrove, perché magari si è stanchi di sentire, no, la città abbinata semplicemente al discorso ambientale, al discorso dell'Ilva. E io vivo in questa schizofrenia, essendo vivendo a Milano per la maggior parte del mio tempo, vivo varie schizofrenie, no? Il fatto di essere un po' di qua, un po' di là, il fatto di avere un accento che quando vengo qua dice hai fatto l'accento del nord, e poi quando sto su dice ma tu non sei di qua, perché comunque è un po' a metà, no? E la schizofrenia di questa vicenda è che se a Taranto mi chiedono perché ancora un altro libro sull'Ilva, a Milano mi chiedono perché un libro sull'Ilva, cioè cos'altro c'è da dire sull'Ilva? Non è tutto risolto? Oramai stanno risolvendo tutto. Questo se va bene, se va male dice ma cos'è l'Ilva, cos'è la questione? Cioè non ne sanno niente, non se ne parla più. Non so come arriva qui, appunto, ripeto, qui è un po' difficile da pensare, perché magari qui c'è inflazione di discorsi e di notizie, ma fuori da qui, e non dico a Milano, penso anche a Gioia del Colle, se ne parla molto poco. E tutta questa vicenda può essere sintetizzata con una battuta infelice, insomma, che mi ha fatto ribollire il sangue, ma che in qualche modo mi ha rafforzato ancora di più nel desiderio di scrivere questo libro, e che è stata pronunciata dall'editor di una delle principali case editrici italiane quando i miei agenti stavano proponendo questo libro. Io questo libro, al di là del fatto che insomma qualcuno dice che in realtà questo libro ho iniziato a scriverlo molti anni fa, perché alla fine il discorso dell'eroe dei due mari è sempre lo stesso, insomma, no? Cioè, sono vari modi di parlare della stessa cosa, però le cose che cerco di dire, quindi l'eroe dei due mari romanzo, poi l'eroe dei due mari fumetto, dove tutta la questione, diciamo, reale di cronaca veniva fuori molto, molto forte, addirittura c'era un appendice in cui si spiegava come stessero le cose veramente, no? Perché poi quello era una storia di fantasia, l'eroe dei due mari, ma noi sappiamo che cioè a Taranto poi la realtà è molto più pazzesca della fantasia, per cui immaginavo che qualcuno che leggesse quella storia lì facesse fatica a capire, no, dove si fermasse la fantasia e dove iniziasse la realtà. E di fatto quell'appendice del fumetto dell'eroe dei due mari è diventato il nucleo iniziale poi di Venditore di Fumo. Quando c'è stato il famoso luglio 2012, tutti noi, diciamo, molti tarantini hanno un po' sentito una chiamata alle armi, per cui, come dicevo, ognuno poi l'ha declinata nel modo che gli era più congeniale, no? Chi facendo cose, organizzando cose dal basso, chi protestando, chi dando tutela legale, gratuita, che ne so, no? Io che insomma sto a Milano e scrivo di lavoro, ho pensato di fare questo libro. I miei agenti erano molto contenti e molto convinti di questa cosa, che avrebbe trovato molto, molta risposta nelle case editrici. Non è stato così. Non è stato così, tanto che appunto l'editor di questa famosa casa editrice di cui vi parlavo prima ha detto testualmente, facciamo un altro po' di suspense, no? Perché appunto all'inizio
abbiamo iniziato a trovare un po' di difficoltà. E allora pensavo, vabbè, per carità, cioè io non è che mi chiamo Marco Travaglio, no? Cioè, pavone, che cacchio è? Però insomma il tema era forte, quindi dopo le prime incertezze, le prime case editrici che nicchiavano un po', oppure che dicevano sì, ok, va bene, però perché non scrivi un bel romanzo? Un bel romanzo, una storia di fantasia ambientata a Taranto, così poi sullo sfondo viene fuori la tematica. Non facciamo un saggio, facciamo un romanzo in cui sullo sfondo c'è la situazione tarantina. E io dicevo, vabbè, primo, diciamo che l'ho già fatto, ho già provato a farlo perché Re dei Mari voleva essere quella cosa lì. Secondo, perché dobbiamo camuffare la realtà? Cioè, perché dobbiamo fare il giro largo, no? Raccontare una cosa finta per poi far passare molto timidamente un contesto reale. I fatti stanno là, vanno solo raccontati, vanno solo razionalizzati e raccontati. Quindi, perché? Poi qualcun altro mi diceva, sì, no, interessante, però bisognerebbe un po' impostarla tirando fuori le storie, tirando fuori il dolore delle persone, dei malati, no? Il solito concetto un po' da TV del dolore, queste cose che a me fanno venire le bolle sulla pelle, mi danno molto fastidio, quindi non mi piaceva. Alla fine, a tagliare la testa al toro, è arrivato sto famoso editor che ha detto testualmente: di Taranto non frega un cazzo a nessuno, di Taranto non frega un cazzo a nessuno. Così ha detto, al che io prima ho scosso la testa e poi subito dopo ho guardato i miei agenti e ho detto: cazzo, sto libro deve uscire. E deve uscire per un editore nazionale, per un editore non pugliese. E non per megalomania, perché mi sento, non so, perché snobby, no? Editoria locale, eccetera. Ma perché questa storia va raccontata soprattutto fuori, sottotitolo, quello che gli italiani devono sapere, sull'Ilva e sul Taranto, non sull'Ilva di Taranto, sull'Ilva e sul Taranto, che sono due cose diverse, sono due cose legate, ma sono due cose diverse che vanno spiegate tutte e due. Questo libro deve uscire per un editore nazionale, perché effettivamente, poi se ci si pensa, è vero che i libri che sono usciti sono tanti, però sono usciti tutti per editori appunto pugliesi, e quel poco o tanto che è uscito per editori nazionali erano o dei saggi più a tema più ampio, magari con un capitolo dedicato alla questione di Taranto, oppure mi viene in mente Pino Aprile, mi viene in mente Concita De Gregorio, Liviano d'Arcangelo, eccetera, oppure delle storie specifiche su Taranto, ma dove la vicenda veniva magari filtrata dalla lente del racconto biografico, per esempio Veleno di Cristina Zagaria. Quindi insomma, alla fine questo libro arriva a buon ultimo, ma alla fine dal 2012 adesso è il primo lavoro pienamente saggistico e interamente dedicato a Taranto che esce per un editore non pugliese. E tutto sommato il fatto che sia uscito adesso, se da un lato magari non mi fa tanto comodo, perché magari se usciva nel 2012 se ne parlava di più e vendeva di più, dall'altro lato proprio per questo motivo mi fa piacere, perché mi sembra proprio il momento di cercare di rialzare l'interesse, di riaccendere l'interesse per quel poco che un libro può fare. Allora, cioè, mi sono fatto proprio forte di quelle parole: non frega un cazzo a nessuno, se ne parla, nonostante tutto se ne parla poco, ma se ne parla soprattutto in modo non corretto. Vabbè, lo sappiamo tutti, insomma, non vi dico delle cose note, insomma, me le potete dire voi queste cose, ma spesso sui media nazionali la questione Taranto viene definita, descritta semplicemente come una normale, e dico normale fra molte virgolette, vertenza occupazionale. Cioè, il punto è, ci sono migliaia di lavoratori che rischiano di perdere il posto perché l'azienda rischia di chiudere, e tutta la questione ambientale, della salute, eccetera, viene ridotta a semplice fattore scatenante di quello che è il vero problema, e cioè i posti di lavoro. Quindi noi non abbiamo due problemi, ma abbiamo un grosso problema, che sono i posti di lavoro, che è scoppiato perché, non so, perché dei giudici a un certo punto, di punto in bianco, hanno deciso di tutelare una cosa che si chiama salute delle persone, ambiente, eccetera, no? E questo, oltre a essere insomma una palese ingiustizia, è una
palese bugia, ha l'effetto di determinare quell'atteggiamento di Taranto non frega un cazzo a nessuno. Perché non frega un cazzo a nessuno? Perché purtroppo di divertenze occupazionali è piena l'Italia. Io questo naturalmente ho moltissimo rispetto per il problema occupazionale, no? Non cadiamo in questo equivoco e mi rendo conto della problematica. Però se Taranto è una questione di persone che rischiano di perdere il posto, un ternano dice al limite dirà boh, poveretti sti tarantini, però io ho i miei che qua sta chiudendo la ST, quindi se proprio mi devo preoccupare di qualcuno mi preoccupo dei miei. Un stardo del Sulcis dirà io mi preoccupo dei miei dell'alluminio, uno del nord-est io mi preoccupo di una delle tante aziende di elettrodomestici che negli ultimi anni hanno avuto problemi. E quindi al di là dell'ingiustizia c'è anche questo disinnescare l'interesse delle persone, ridurre a una cosa che è normale, nei nostri tempi purtroppo è normale, no? Questo è un modo. L'altro modo, come sapete, leggermente più corretto, ma anche questo insomma molto, molto scivoloso, è quella semplificazione giornalistica per cui il problema dell'Ilva di Taranto è la necessità di scegliere fra salute e lavoro, no? Il che secondo me, cioè, non è che viene fatto in malafede, però io sono un giornalista quindi so che questa formuletta per i giornalisti è molto appetibile, perché è una cosa semplice, è una cosa che fa presa, è una cosa che si riesce a far capire a tutti molto, molto facilmente. Però i problemi sono due. Il primo problema è che è una formulazione divisiva, perché ti porta a pensare che tu devi scegliere fra una cosa e l'altra, e quindi a seconda della cosa che privilegi tu prendi una posizione contraria a chi invece la pensa nell'altro modo. E questa è una tematica che insomma a Taranto conosciamo molto bene. Tarantini, Stati Uniti, no? Diceva Fiorella Mannoia all'ultimo concerto il 1 maggio a Taranto. L'altro problema è che noi siamo portati a pensare che comunque quale che sia la strada che intraprende il governo, eccetera, quale che sia la strategia, almeno una delle due cose la stiamo tutelando, per cui si tratta di trovare il giusto compromesso. Però diciamo, uno che conosce le cose tarantine un po' superficialmente probabilmente potrebbe essere portato a pensare che sì, in questo momento il governo sta cercando di tutelare un po' di più, no? L'occupazione, quindi comprimendo un po' il diritto alla salute, è una scelta discutibile o meno, ma è una scelta. Tanto una delle due bisogna scegliere. In realtà, appunto, chi ha un approccio superficiale, chi è diciamo, informato da questo tipo di informazione, scelta fra salute e lavoro, non capisce come capiamo noi, poi ognuno di noi avrà un'opinione diversa, ma insomma la mia è che in questo momento no, stiamo perdendo l'uno e l'altro, cioè la strada che è stata intrapresa è quella di perdere l'uno e l'altro, cioè con la scusa del mantenere i posti di lavoro e mantenere aperta questa fabbrica comunque di futuro non sembra averne tantissimo, quindi la salute continuiamo a perderla e perderemo pure il lavoro. No? Mentre invece una strada per tenere in piedi tutte e due probabilmente c'era, sia diciamo interna alla fabbrica, interna a una prospettiva siderurgica, sia eventualmente esterna, un discorso di maggiore ripensamento, perché come molti di voi sanno, quando la magistratura interpella i famosi esperti per le perizie, fra le varie domande chiede: ma secondo voi è possibile avviare un percorso di risanamento della fabbrica senza interrompere la produzione? E loro dicono sì, è possibile. Poi io non lo so se è possibile o meno, diciamo, mi fido di questa risposta, ma quella risposta c'è. E i custodi che vengono nominati e mandati nell'azienda vengono mandati a quello scopo lì. Poi c'è un altro discorso, c'è un discorso di una città che comunque da 30 anni non vede garantita diciamo dei tassi di un tenore di vita decente o dei tassi di occupazione decenti
soltanto col siderurgico, no? Perché è dagli anni 80 che questo non succede, è tendenzialmente sempre peggio. E quindi, se anche ci dimentichiamo lato disco, se anche ci dimentichiamo i tumori, se anche ci dimentichiamo il divieto di pascolo, no? Cioè, se anche domani mattina con la bacchetta magica l'Ilva smette di inquinare, noi comunque abbiamo un problema economico, abbiamo un problema di un futuro diverso da dare alla città. Quindi questo è il primo concetto, il venditore di fumo, la rappresentazione mediatica che viene fatta, la rappresentazione mediatica che prima del luglio 2012 non c'era, no? Io definivo Taranto una città invisibile, citando Calvino. Perché? Perché Taranto è strana, ha le sue particolarità, non è assimilabile a nient'altro, per cui se tu a Milano parli della Puglia, loro ti dicono, gli si accende la lampadina e pensano Salento, oppure se parli del Salento gli si accendono 1000 lampadine e sanno di cosa stai parlando, o meglio pensano di saperlo, perché magari hanno delle idee molto preconcette e molto semplicistiche, però sicuramente la Puglia, il Salento richiama nell'immaginario un'immagine ben precisa. Taranto questa immagine non ce l'ha, cioè si sa che Taranto è diversa dal resto, ma non si sa che cos'è, no? Ci sono delle altre città che sono diverse da tutte le altre, sono Napoli, sono Venezia, no? Però sono città più forti in un certo senso, cioè diciamo hanno la forza per imporre questa diversità. E quindi tu dici Napoli, anche lì poi può essere pregiudizio, può essere però un'idea c'è. Venezia lo stesso, Taranto no, Taranto è una città invisibile, probabilmente era in passato orgogliosamente la città della siderurgia, ma da molto tempo non lo è più. Cioè è un'esperienza che io, da persona che vive al nord, no, vivo sulla mia pelle. Cioè, prima del 2012 dove sei, di Taranto? Ah sì sì, Taranto in Sicilia, vero? Perché la confondono con Trapani, e Taranto è una delle 20 città più popolose d'Italia, comunque, non è un paesino. Infatti ultimamente quella cosa che ci ha fatto sognare, i tifosi lo sanno, no? A un certo punto sul televideo è uscito, domani il Bologna gioca, Serie B, domani il Bologna gioca a Taranto, e tutti, minchia, finalmente ci hanno ripescato, no? Andiamo a fare il bagno nella fontana di Piazza Baia, un'altra volta il bagno a vuoto nella fontana di Piazza Baia. E invece no, perché Bologna giocava a Trapani, che umiliazione. Poi appunto arriva questo evento scatenante, no? del sequestro, e quindi tutti si accorgono di Taranto e ne iniziano a parlare in questo modo, però insomma, che lascia un po' il tempo che trova. Quindi dalla non informazione si passa alla scarsa informazione o all'informazione scorretta. E per questo io trovo geniale, poi ringrazio Carlo che in modo un po' ruffiano, no, mi ha un po' tirato la volata, perché ha letto la parte insomma che più mi fa ben volere qui. Però trovo che quella cosa lì dello striscione davanti al processo Scazzi sia stata veramente geniale, perché è quella cosa che il mio amico Carlo Cubitosa mi ha insegnato chiamarsi jiu-jitsu mediatico. Cioè il jiu-jitsu è un'arte marziale per cui sostanzialmente tu ti fai forza della forza dell'altro, del peso del tuo avversario, e usi proprio il suo peso e la sua forza e i suoi movimenti per sbilanciarlo e farlo cadere. Qui appunto tu dici, caspita, cioè abbiamo tutte le telecamere qui, finalmente sono piombati tutti a Taranto. Sono piombati per il motivo sbagliato, perché povera ragazza, ma cosa c'è da raccontare? È la solita cronaca nera morbosa. E poi qui appunto c'è gente che muore per ben altri motivi. E qui arriviamo al secondo tema trasversale, no? di questo libro che racconta le vicende sostanzialmente da tutti i punti di vista, insomma, quello giudiziario, quello storico, eccetera. Cerca un po' di mettere in fila i vari aspetti, cerca di mettere ordine, perché tutti noi siamo immersi nella cronaca, no? Ogni giorno succede una cosa diversa e poi magari si fa fatica a guardare tutto con un po' di distanza e a capirne il senso.
Però al di là del fatto specifico e al di là del raccontare come la vicenda è stata raccontata, e quindi da questo tipo, come dire, di condizionamento più sottile, appunto, scegliere fra salute e lavoro, e quindi in modo un po' subdolo in qualche modo si orientano gli atteggiamenti, fino alle cose invece più smaccate, le grandi bufale, che però hanno un grosso effetto, il discorso dell'inquinamento automobilistico, perché a Taranto il parco auto è più vecchio che altrove, citato in un documento dell'ILVA che poi fa riferimento a uno studio per giustificare questa cosa. Io sono andato a vedermi questo studio in nota, e in questo studio c'erano 50 città e Taranto, come diciamo vecchiaia del parco auto, era 24esima, quindi era una posizione sopra la media. Cioè, quindi non so, cioè, citare delle cose, metterle lì in nota col link, così. E poi appunto la sabbia del Sahara, le sigarette di contrabbando, che ovviamente fumano anche i bambini appena nati, quelli che si ammalano di tumore, i tamburi che li hanno costruiti, ma come gli è venuto in mente di costruirli proprio là a fianco alla fabbrica, quando in realtà c'erano già. E anche queste sono cose molto sottili, molto subdole, perché fanno presa, perché in qualche modo si poggiano su un pregiudizio. Il pregiudizio del Sud, magari anche meritato, no? Perché tutti quanti abbiamo in mente le immagini della Valle dei Templi di Agrigento con le case abusive dietro. Tutti quanti abbiamo in mente i paesi della cintura vesuviana che sono nati lì, in un posto pericolosissimo, che se per caso il Vesuvio eruttasse sarebbe una strage. Quindi, ahimè, no? L'idea che al Sud si costruisca abusivamente in posti dove non si deve costruire è vera ed è ben radicata, peraltro anche al Nord. Però, e quindi naturalmente argomentazioni di questo tipo, che a noi fanno ridere e fanno arrabbiare per quanto sono smaccatamente false, fanno una grande presa, fanno un grande danno, perché si appoggiano su dei pregiudizi, tanto più se a dirle magari è un ministro della Repubblica, per cui insomma una persona per... non gli ha portato tanto bene effettivamente. Sì. Però a me piacerebbe che passasse i guai per cose legate a noi e non al Medio Oriente o altre cose. Comunque, ecco, quindi attenzione, no? a tutte queste trappole mediatiche. E poi appunto arriviamo invece all'altro aspetto di cui mi sono voluto occupare, perché lo ritengo molto importante e perché ritengo che sia stato trascurato e che non sia probabilmente considerato abbastanza neanche qui a Taranto, ed è l'aspetto del risveglio che diceva Carlo prima, no? E ripeto, siamo proprio nel posto giusto per parlarne. E il risveglio, io ho la sensazione che chi appunto ne è il protagonista sia il primo a non rendersene conto, a minimizzarlo, a non darci il giusto peso. Qualche settimana fa mi avete telefonato e Ammazza che Piazza, insomma, mi ha fatto partecipare ad Ammazza che Radio. E si parlava proprio di questo, no? Ovviamente è chiaro che chi si dà da fare, chi si fa il mazzo da mattina a sera, eccetera, è molto frustrato dal fatto che c'è una parte di cittadinanza preponderante, no? Ovviamente che sta lì, che non fa niente, che subisce, che non muove un dito, che non si ribella. È il scemerefuttismo famoso, no? Che dovrebbe stare nello stemma proprio di Taranto. Però vista dal di fuori la cosa non è proprio così, cioè io ho la sensazione che a volte siamo proprio noi, no? Che ci possiamo considerare un po', visto, siamo fra noi, no? Le avanguardie, gli attivisti, comunque quelli che si danno da fare, che hanno una determinata idea, che in qualche modo ci diamo le martellate lì dove fa più male, da soli, non rendendoci conto che in realtà noi siamo abbastanza per fare determinate cose. Cioè la sensazione che noi stiamo aspettando una improbabile sollevazione del 100% della popolazione e non ci rendiamo conto
che in realtà quando si è un certo numero, anche se si è minoranza, quanti siamo, no? Siamo 25.000, siamo 30.000, no? Quando ci si cerca di contare, no? Si pensa le marce, no? I cortei più affollati, quanti eravamo quella cifra lì, al referendum, quanta gente ha votato, quelle persone lì. Diciamo che siamo 30.000 e la pensiamo in un certo modo, ma c'è 30.000 su 190.000, sono tantissimi, sono tutti quelli che hanno la possibilità, che hanno i mezzi culturali e anche così, insomma, le condizioni di vita per poter fare le cose. Tutti gli altri vengono a traino. Cioè, ecco il jiu-jitsu mediatico, cosiddetto. Quando noi ci lamentiamo che gli altri sono passivi, ed è giusto, allora le strade sono due e bisogna, secondo me, percorrere tutte e due. Da un lato tu devi allargare la sfera degli attivisti, cioè devi cercare di portare più gente possibile dal tuo lato del fiume, renderla consapevole, fare in modo che si dia da fare. E perché poi è la conoscenza, la consapevolezza. Perché pensate che quando hanno chiuso l'aria a caldo di Genova l'hanno spostata qua la produzione? Perché evidentemente a Taranto c'era un terreno più favorevole dal loro punto di vista, cioè c'erano persone meno informate, meno sensibili, meno attive, meno unite. C'erano delle istituzioni, ma anche un'opinione pubblica meno attenta. Quindi è chiaro che tutto passa dalla conoscenza, ma tutti quanti noi, cioè, dobbiamo, ed è uno sforzo pazzesco, perché poi ci troviamo tutti ad essere esperti di giurisprudenza, di chimica e di medicina e di mille altre cose che magari non sono il loro mestiere. Però è questa cosa qui. Io ho fatto una presentazione molto bella a un mio amico, Osvaldo Capraro, che è uno scrittore ed è anche un professore molto illuminato, mi ha portato a Monopoli nel suo istituto tecnico, dove davanti a 100 ragazzi interessatissimi, che hanno fatto un sacco di domande, che si sono fermati alla fine, ma perché? Perché erano stati preparati da un docente come si deve, davanti a 100 ragazzi, davanti al preside, davanti a tutti, ha detto: la conoscenza è la chiave, ci vogliono ignoranti perché così siamo più malleabili. Quindi è chiaro che la conoscenza e la consapevolezza sono una chiave e dobbiamo essere sempre di più a conoscere e essere consapevoli di determinate cose. Però a un certo punto ci si ferma, perché non è possibile, è fisiologico che non tutti possano essere coinvolti nello stesso modo e consapevoli nello stesso modo. Allora devi trovare una soluzione per gli altri. Io faccio un po' queste, forse l'avevo fatto anche in radio questo esempio, no? Da tifoso, la solita polemica sui tifosi occasionali, no? Quelli che tu sei uno che va in curva, va tutte le domeniche, va pure in trasferta, eccetera, quindi vedi il calcio in un certo modo e hai insofferenza per quello che arriva lì, magari per le due partite di cartello, solo per i playoff, che non sa, che ha l'atteggiamento sbagliato perché non ha la mentalità, eccetera. Ma è così, cioè non è che tutti possono essere ultra. Allora cerchiamo, siccome noi ne sappiamo di più, siamo più addentro in questa cosa, abbiamo anche la forza di orientare queste persone. Facciamo in modo che queste persone, prima di tutto ci sono quelli che la pensano come noi, però sono solo un po' meno impegnati. Quindi diamo a queste persone che la pensano come noi ma sono un po' più tiepide dei modi per intervenire pure loro. Non possiamo pretendere che il padre di famiglia di 60 anni vada in Basilicata alla dimostrazione contro Leni rischiando di prendersi la denuncia, no? Ci lamentiamo che siamo una città di leoni da tastiera, che stanno tutti su Facebook a dire, a fare, a indignarsi, eccetera, e poi quando ci andiamo a contare in piazza, per strada, siamo in pochi. Va bene, allora siccome noi ci ragioniamo e ci perdiamo del tempo, troviamo dei modi da tastiera perché anche questi siano utili.
Perché la gente, perché c'è tanta gente che vorrebbe fare qualcosa ma non sa cosa fare. Allora forse è, come dire, il compito di noi attivisti, invece di schifare gli altri che sono meno attivi di noi, orientarli. Perché meno le persone sono impegnate, meno sono informate, più sono orientabili. Allora orientiamoli come vogliamo noi. Questo per quelli che già la pensano come noi. Poi ci sono quelli che non la pensano come noi, che magari ci vedono un po' come dei nemici, eccetera, ok. Ma soprattutto c'è tanta gente che non pensa. C'è tanta gente che non pensa. E questo è un vantaggio per chi pensa. Perché possiamo farli pensare come noi. Non è difficile, cioè, da un lato è difficilissimo, ovviamente, no? Cioè, i cambi di mentalità sono delle cose difficili a livello nazionale, a livello globale, anche perché, diciamo, ci si scontra con una concorrenza molto agguerrita, cioè i condizionamenti della nostra società sono fortissimi, no? Cioè il consumismo e tante cose, cioè come fai tu, caspita, a combattere con la mentalità, con la pubblicità, con tutte queste forme di persuasione più o meno occulta. Ma a livello locale, soprattutto considerando che chi magari può essere considerata la nostra controparte non è che sia così brillante, così intelligente e così organizzata, e allora ci si mette veramente poco a portarli dalla nostra parte, e facendo un po' in modo anche un po' furbetto, cioè appoggiandoci, anche qui jiu-jitsu mediatico, appoggiandoci sulla superficialità delle persone, appoggiandoci per esempio sulla moda, come il discorso che stavamo facendo ieri con Carlo, no? Un esempio molto bello che ha a che fare con questo posto, che ha a che fare con molti di voi, no? Il fatto che a Taranto da un po' di anni si va molto di più in bicicletta. Prima chi cacchio andava in bicicletta? Nessuno, no? Si sta diffondendo questa cultura della bicicletta, che è bellissima. Anche qui, fateci caso, cioè, rendetevi conto del risultato. Molti di voi sono molto giovani, quindi non si rendono conto che veramente negli ultimi 2-3 anni sono successe delle cose che due vecchietti come questi due qua nei precedenti 20 non avevano mai visto. E il discorso delle biciclette, o lo stesso discorso proprio quello specifico di ammazza che piazza, no? Del rimettere a posto le piazzette, gli spazi verdi, eccetera, prima non esisteva. Allora, non è mai esistito, non è mai esistito. Uno che si dicono le stesse cose non si era mai visto. Oppure altri discorsi, la città vecchia, la città vecchia. Poi noi ci abituiamo alle novità, no? Allora, la città vecchia, l'età mia o più dell'età mia, sa benissimo che è da 30 anni, 40 anni che diciamo, la città vecchia, caspita, ma guarda in abbandono, ma guarda che potenzialità che avrebbe, se non fossimo a Taranto ci avremmo già fatto chissà cosa, invece niente. E però non facevamo niente. Perché? Perché eravamo incapaci noi, perché i tempi non erano maturi, perché non c'erano i social network, per tanti motivi. Non avevamo la conoscenza, non avevamo la cultura, eravamo succubi di questa famosa monocultura industriale, cioè le cose devono andare a maturazione. Adesso noi vediamo, da 5 anni a questa parte, cosa abbiamo? La tolle dell'orologio, le sciaie, il caffè letterario, il... come si chiama, l'isola che vogliamo, tutte cose, piacciono, non piacciono, criticabili, migliorabili, eccetera. Però attenzione, ricordiamoci, queste cose 5 anni fa, 4 anni fa non c'erano. Quindi prima di darle per scontate o addirittura per criticarle con troppa veemenza, riflettiamoci. È questa la novità, no? Se tu vedi una pianticella, cioè un territorio inquinato, schifoso, nero, arido, vedi una pianticella che esce e poi vedi che una foglia non è tanto bella, cosa fai? La sradichi sta foglia, perché dici, vabbè, comunque fa tutto schifo, Taranto è morta. Più vai in via d'Aquino, più vai in quello che dovrebbe essere, no, il centro pulsante della classe dirigente, eccetera, più trovi gente che dice, no, ma Taranto sta morendo, così. Dice, ma scusa... Cioè io, quando ero ragazzo io, veramente c'erano 3 cinema, non c'era la stagione teatrale, Città Vecchia non ci si andava manco con una pistola alla tempia, così, mo, cioè, Città Vecchia così, il 1° maggio, questo, quest'altro, ah no, ma io in Città Vecchia non ci vado perché non mi piace,
queste sono le cose. Allora, scusate se io volevo essere anche un po' breve, perché poi volevo che partecipaste voi, se avete domande, o anche Carlo, cacchio, moderami tu, che cosa ci sei a fare? No. Però quindi abbiamo fretta, faccio abbiamo fretta, questo è il problema. Abbiamo fretta, siamo noi qui, le persone che ci sono, tutte le facce che vedo, sono persone.